che spettacolo. Questa la ride e la va più scesa. Mettimi dai di che tu fai. Va bene, questo è Margherita. Oh via, ci siamo. Questo nuovo video, siamo al mare. Praticamente io e Jimmy ci trasferiamo in tipo villeggiatura qui ad Onoratico in Toscana ogni anno, seguendo i genitori e la famiglia di Jimmy, e praticamente facciamo le stesse cose che facciamo a Milano, quindi lavoriamo, ma le facciamo al mare, quindi molto più saporite, salate e divertenti, e siamo in famiglia. Quindi quest'anno riusciamo a fare ben 3 settimane, perché queste saranno essenzialmente le nostre uniche vacanze al mare, perché raga, quest'anno i prezzi sono alle stelle, quindi mai più che quest'anno abbiamo detto, sai che, mare, montagna e così via. Quindi oggi vi porto con me in questo video, dove essenzialmente vi faccio vedere diversi spezzettoni delle nostre giornate e la nostra routine qua. Let's go! Ci sono io dietro la fotocamera, sono io. Ovvio, come sempre. Quindi io sono sempre più o meno la prima che si sveglia e adoro profondamente, perché mi piace fare colazione con calma per i fatti miei, lo sapete, mi conoscete, quindi anche qui porto avanti questa mia piccolo rituale. E qui la mia colazione sono yogurt bowl. Mi sono portata un sacco di cose di Coro, della mia dispensa, e quindi con un po' di frutta fresca e via, colazione perfetta. E la novità di quest'anno è che la Queen è con noi. Solitamente la prendono i miei genitori, ma i miei quest'anno non potevano, e quindi ce la siamo portata con noi. E all'inizio ero un po' preoccupata, perché Luna è un gatto d'appartamento, cioè non è abituata a stare all'esterno, soprattutto in ambienti così ampi. Al loft esce, però lì è proprio un corridoio super sorvegliato, super sicuro, e quindi non è che fa grandi giri. Invece qui può prendere e partire, quindi eravamo molto preoccupati all'inizio. Ci siamo armati di corda lunga per tenerla al guinzaglio quando siamo fuori, e anche questo tipo tag da attaccarle. Ancora dopo una settimana non l'abbiamo attaccato, però lei è molto tranquilla, non ha questo istinto a scappare, e quindi ecco, appena detto, sta scendendo giù dal tavolo. Sono abbastanza serena, quindi niente. Però ogni quest'estate Luna è con noi. Dopo colazione faccio un po' di mail, insomma recupero un pochino con il lavoro, prima di andare al mare. Ogni tanto succede che magari si vanno a fare delle commissioni, quindi sono andata ad esempio al mercato a prendere la frutta, e ora direzione mare. Un po' tardi, perché sono quasi le 10, a me piacerebbe andare al mare alle 8:30, ma
dettagli, c'è il lento qui. Jimmy è lento nella vita, lento, molto lento. Oggi è un po' mosso questi giorni. Cosa super random, non so se avete visto il video dell'evento di Bloomwell, ma praticamente per quel giorno eravamo state al mercato e avevamo preso questi fiori secchi per fare le coroncine. Voi non avete idea di quanto costano quei fiori secchi, soprattutto i piumini. Eravamo qua che passeggiavamo per la pineta, a un certo punto mi giro e vedo spighe e piumini, mini pampas, praterie. Raga, abbiamo fatto scorta, sì. Lo ammetto, siamo dei geni. Jimmy, hey. Allora, bottino, ti cercavo. Guarda che bello, mi ero infrascato. Ma hai già pulito tutto? Eh? Li hai già puliti tutti? No, puliti no. Che bravo. Guarda che bello, ho avuto una bella idea. Sì. Sai che vasetti ci vengano? Super estetici i vasetti, super estetici, raga, qua la sterpaglia, l'esploratore della sterpaglia, tante? Vai, arrivo. Voi buon pranzo. Dopo pranzo solitamente un pisolino, perché il mare distrugge. E poi dipende perché riesco a incastrarmi delle call di lavoro proprio dopo l'ora di pranzo, e quindi spesso dopo pranzo lavoro, anche perché non ho voglia di tornare sul mare prima delle 6 perché è troppo caldo, e quindi dopo che ho lavorato un bel po' mi alleno. Quest'anno ho la fortuna di avere Bloomwell e proprio per l'estate ho studiato dei programmi di allenamento che si possono fare senza praticamente alcun accessorio, soltanto un tappetino, a volte qualche elastico, una sedia, quindi si possono veramente fare ovunque, e adoro profondamente perché non ho voglia di pensare a cosa fare, come allenarmi, cosa fare, e quindi accendo, seguo, mi ascolto e vado. Workout con la coach. Ehi, ciao, Zampina. In realtà la mia attività fisica quando sono qua è abbastanza varia, e perché la mattina in mare nuoto, cioè faccio 4 bracciate e poi mi spompo, però sto a bagno, comunque è faticoso stare magari a mollo, tenere il corpo tutto attivo perché non tocchi, e quindi quella è un po' la mia attività fisica al mattino. E poi il pomeriggio tendenzialmente dedico una mezz'oretta qui sul tappetino, un po' per connettermi con me stessa, staccare un po', non dover pensare a nulla, perché alla fine mentre nuoto, mentre faccio il bagno, mi ritrovo a fare pensieri esistenziali sulla mia vita, ed è un po' quello che io in realtà faccio ogni volta che vengo qua, cioè trovo il modo di rallentare e un po' connettermi con me stessa, perché è assurdo, perché in realtà faccio veramente le stesse cose che farei a Milano, solo che essere in mezzo alla famiglia, avere dei tempi un pochino diversi, però non fare meno comunque, non so, mi permette di veramente connettermi con me stessa e ricentrarmi un pochino, cosa che ho veramente sempre bisogno ogni estate. E nulla, quindi poi nel pomeriggio, come vi dicevo, faccio sport, e a volte si unisce a me anche Jimmy, o si allena con me, oppure abbiamo preso da MyProtein dei guantoni e i pad,
e ci siamo messi a fare ieri per la prima volta, siamo qui da una settimana, no, da 4 giorni, 5 giorni, ci siamo messi a fare un allenamento di box. È stato divertente, dobbiamo assolutamente studiare e studiare nuove sequenze, perché insomma deve essere un pochino più allenante secondo me, però è bello anche per fare qualcosa insieme, perché Jimmy è uno molto che preferisce fare un'attività sportiva, un'attività, uno sport, piuttosto che allenarsi e basta. E infatti lui fa veramente tanta fatica durante l'anno, durante l'inverno, ad allenarsi, perché non ne vede il senso, e io lo capisco e cerco di tirarlo dentro, di fare magari qualche workout un po' più stimolante, però lui è proprio tipo da sport, è cresciuto facendo calcio e ci sta, siamo tutti diversi, e basta, quindi tendenzialmente io faccio, siamo qui, tendenzialmente, eccolo, Jimmy è ritornato dalla sua biciclettata. Ho fatto mezza finita. Wow. Tendenzialmente io, rimaniamo qui tutto il pomeriggio fino alle 6:30, che torniamo al mare per il tramonto. Sul cartone, metti sul cartone. Vai, allora qualcun altro. Vai Nicolò, prendi. C'è Mario, vai. Vai Nicolò. Allora, una alla Greta. Che volevi non tornarci. Che volevi non tornarci qua, io mi ricordo di una foto di una sbrodolina con la mano tutta sbrodolina. È buonissima, è proprio granita siciliana, così è la granita in Sicilia. Meraviglioso. Ma stasera top, gelatino e shopping, stasera vola la fascia. Subito. Grande, grandissima. Editing Silvia qui, scusate l'intromissione, ma quello che avete appena visto è quella che possiamo definire la nostra giornata tipo quando siamo al mare, ma adesso vi metto una sequenza di diverse esperienze / posti che abbiamo visitato, che secondo noi meritano di essere conosciuti e che li conosciate, che viviate quello che abbiamo vissuto noi. Quindi piccola sequenza di piccole esperienze, piccole cose che potete trovare lì vicino a dove siamo andati. Vieni qua. Andiamo via, scappiamo. Guarda me. Te puoi mangiare qui. Se ti piace più una. No, io voglio questo po'. Che spettacolo. Io decreto della messa. No, ci sto io accanto alla. Questo ristorante tutti gli orti, no vabbè. Questo posto è bellissimo, questo è totally my vibe. Beh, direi che si mangia a chilometro zero oggi. Chi hanno lì? E che vista, cioè, queste verdure hanno una vista più bella. Che cosa sono questi? Peperoni! Questi peperoni sono meravigliosi, bellissimi. Io stasera ordino una vasca di pomodori, anche se non ce l'hanno in menù, la chiedo. Così, tutta la vasca di pomodori più o meno. Questo noi sappiamo cos'è questo. È il nasturzio. E guarda che le foglie si mangiano. Queste foglie qua io le ho viste diverse volte. Queste sono un po' bruciate dal sole. Guarda quanto è grande, però la pianta è brucia. Cioè, di per sono un po' bruciacchiate. Ma anche da noi. Però non no, no, bello. Noi. Guarda qui. Guarda questi pomodorini, madonna, io mi sto trattenendo. Giuro che non ho ancora mangiato nessuno.
Bene, io vado a vedere il menù, capisco. E non so quante volte ricapita, eh? Oggi contorno di soli pomodori della zona. Questo io lo rinominerei il contorno della fascians, eh? Che dici? Che dici? Filetto di pesce del giorno e là cosa c'hai? Che cosa c'hai? La aponatina, figurati se manca la aponatina, con tutta sta verdura. Bambina felice. Che posto meraviglioso questa sera, wow! Quel tavolo, meraviglia! Wow! Con la salsina gialla che vedete e al kikenji, fruttino brasiliano giallo. Oggi pomeriggio siamo venuti a Sassetta Terme, ma potevo mai immaginare che nell'entroterra toscano ci fossero le terme, e siamo venuti in un posto meraviglioso che mi dà un sacco di cavecchia vibes. Ore 17:30, il nostro pomeriggio e serata magica sta per iniziare! Siamo pronti! Let's go! Come ogni anno, ragazzi, ma come migliora tutto! Yeah! Allora, sei contenta di essere tornata dalla Franci? Finalmente. Sei contenta? Finalmente, il mio invito è entrato nella vita. Artista all'opera, con tanto di bisturi, presa in questo caso. Cosa ho appena sentito? La forma? Quadrata. No, mandorlina, io ho sentito mandorla. Mandorlina. Sì, a mandorla è giusto. È corretta. Non quasi fame. La famosa forma mandorlina. A mandorla, è giusto, mi prende il giro. Ah, qui si va nel dettaglio, eh. Ora gli vado su col fiato sul collo da Franci. Questa la ride e la va precisa. Ammetto mi dai di come tu fai. Ma qui nella caverna, bada è figata, li metti dentro, bada, tutto è fluo. Ma a me quella roba lì mi sfida tantissimo. Vedi, ti ha fatto bancarelle e poi una piatta. Hai diversa scelta, c'è cioè pesce alla griglia. Momento posing e shooting. Bada là. Sì, di allora. E se sapete, sapete, altrimenti ve lo dico, come ogni anno noi abbiamo una tradizione, cioè quella di venire qua a Castagneto Carducci, vestirci esattamente così. Qui noi quest'anno rischiavo di non avere i pantaloni, ma l'abbiamo recuperato. Ci impegniamo davvero tanto, cioè Jimmy per recuperare tutta la sua roba, tutti i suoi pezzi, ha fatto di tutto. Io per fortuna ho solo un vestito che ogni anno mi va da 10 anni, quindi veniamo qui a Castagneto Carducci, facciamo una foto in un determinato luogo, in una determinata posa con questi vestiti, e poi andiamo a mangiare la pizza al Cappellaccio. Cappellaccio, ho avuto un lapsus, che fanno questa pizza gigante, ma veramente gigante. Quindi ora siamo arrivati, siamo in tempo per andare a fare la foto. Yeah! Oh via, ci siamo! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! È sempre bello, non ci delude. Ci sono sempre sedioline per farci. Non ci delude mai. Posso dire quest'anno molto più organizzato? Molto più colorato. Wow! Pronta? Photo time, via! Si prepara tutto, sale le strisce e via!
e le tradizioni vogliono che si inizi con l'impepata, perché poi sotto c'è tutta la passata di pomodoro che andremo a cattar su con crostoni. I crostoni. Yes. Tradizioni spagnesi qua, io prendo su info. Oramai l'hai fatta tua, dai. Grazie. Pizze arrivate come ogni anno, sono giganti, che meraviglia, calde, fumanti, questo impasto sa tipo di pane. Arrivati alla fine. Yeah, com'è? Sempre un po' provato io. Sì, no, buonissimo. Anch'io l'anno scorso non avevo lasciato i crostoni. Quest'anno. Me lo chiedo anch'io. Quest'anno, però va bene. Sì. Non so sostanzioso, non so se. Un pezzo proprio l'ho lasciato pieno, mi dispiace. Ma perdo io, però c'è tutto quello a mangiare. Sì. No, questo mi va, questo mi va. Arriviamo in fondo. Crostone non lo so, ma. Appunto, il crostone. No, non dubito. Sono piena. Ci sta. Sono piena.